Sia lodato Gesù Cristo, buongiorno. Oggi è il mercoledì 31 marzo, mercoledì della settimana santa. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Preghiamo. Padre misericordioso, tu hai voluto che il Cristo, tuo Figlio, subisse per noi il supplizio della croce per liberarsi dal potere del nemico. Donaci di giungere alla gloria della resurrezione per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te in unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia: Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo, perché io sappia indirizzare una parola allo sfiduciato. Ogni mattina fa attento il mio orecchio perché io ascolti come i discepoli. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio e io non ho posto resistenza, non mi sono tirato indietro. Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba. Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto svergognato. Per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare confuso. È vicino chi mi rende giustizia. Chi oserà venire a contesa con me? Affrontiamoci. Chi mi accusa? Si avvicini a me. Ecco, il Signore Dio mi assiste. Chi mi dichiarerà colpevole? Parola di Dio. Nella tua fedeltà soccorrimi, Signore. Per te io sopporto l'insulto e la vergogna mi copre la faccia. Sono diventato un estraneo ai miei fratelli, uno straniero per i figli di mia madre. Perché mi divora lo zelo per la tua casa, gli insulti di chi ti insulta ricadono su di me. Mi sento venir meno, mi aspettavo compassione, ma invano. Consolatori, ma non ne ho trovati. Mi hanno messo veleno nel cibo e quando avevo sete mi hanno dato aceto. Loderò il nome di Dio con un canto, lo magnificherò con un ringraziamento. Vedano i poveri e si rallegrino. Voi che cercate Dio, fatevi coraggio, perché il Signore ascolta i miseri e non disprezza i suoi che sono prigionieri. Lode e onore a te, Signore Gesù. Salve, nostro Re obbediente al Padre, sei stato condotto alla croce come un agnello mansueto al macello. Lode e onore a te, Signore Gesù. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo uno dei dodici, chiamato Giuda Iscariota, andò dai capi dei sacerdoti e disse: Quanto volete darmi perché io ve lo consegni? E quelli gli fissarono 30 monete d'argento. Da quel momento cercavo l'occasione propizia per consegnare Gesù. Il primo giorno degli azimi, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: Dove vuoi che prepariamo per te, perché tu possa mangiare la Pasqua? Ed egli rispose: Andate in città da un tale e ditegli: Il maestro dice, il tempo è vicino. Farò la Pasqua da te con i miei discepoli. I discepoli fecero come aveva loro ordinato Gesù e prepararono la Pasqua. Venuta la sera, si mise a tavola con i dodici. Mentre mangiavano, disse: In verità io vi dico, uno di voi mi tradirà. Ed essi, profondamente rattristati, cominciarono ciascuno a domandargli: Sono forse io, Signore? Ed egli rispose: Colui che ha messo con me la mano nel piatto è quello che mi tradirà. Il figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto di lui, ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo viene tradito. Meglio per quell'uomo se non fosse mai nato. Giuda il traditore disse: Rabbì, sono forse io. Gli rispose: Tu l'hai detto. Parola del Signore. Il Signore sia con voi. Preghi. Concedi ai tuoi figli, o Padre, di gustare senza fine i sacramenti pasquali
e di attendere con vivo desiderio i doni promessi perché, fedeli ai misteri della loro rinascita, siano così condotti a una vita nuova per Cristo nostro Signore. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Sia lodato, una santa giornata. Pace e bene.